Un giorno importante per Sala Consilina, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova sede dell'Agenzia delle Entrate, che da oggi è ubicata al primo piano della casa comunale. Un taglio del nastro che è stato accolto come un segno positivo se si pensa che il servizio da alcuni anni era a forte rischio. L'ubicazione in via Mezzacapo, di fatto, ha chiuso il discorso soppressione ipotizzata per la volontà degli uffici regionali di ricorrere ad un taglio delle sedi. Alla presenza di autorità civili e militari, Don Luciano Laperuta ha officiato il momento della benedizione degli uffici per poi procedere al taglio del nastro affidato ai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, la dottoressa Patrizia Palma, dirigente provinciale, il direttore dell'Agenzia di Sala Consilina Antonio De Gregorio e il sindaco Francesco Cavallone, che ha ricordato il lungo percorso e le difficoltà che hanno portato all'apertura della sede di via Mezzacapo, evitando il paventato rischio chiusura. Una grandissima soddisfazione perché ritengo che sia proprio una mia creatura, perché questa operazione è nata circa 10 anni fa e l'ho curata io fin dal primo momento, quando non ero ancora sindaco di Sala Consilina. Naturalmente è passato tanto tempo, ci sono state tantissime difficoltà, tanti intoppi burocratici, amministrativi, tecnici, però siamo riusciti a raggiungere il risultato, che per noi sicuramente è importantissimo, perché l'approdo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate all'interno della struttura comunale sicuramente per noi è un punto di partenza e non di arrivo. Crediamo di aver blindato questo ufficio sul nostro territorio che poteva rischiare di essere soppresso. Questo tassello che abbiamo posto, sicuramente nel futuro noi ci auguriamo e auspichiamo che possano essere anche potenziati i servizi all'interno di questo ufficio, perché l'Agenzia delle Entrate serve i 19 comuni che partono da Salvitelle, Petina, Sanza fino a Casalbuono. Tanti sindaci presenti, le forze dell'ordine, tanti anche funzionari dell'Agenzia delle Entrate, sia dell'ufficio provinciale di Salerno che di quello di Napoli. Per noi effettivamente è una grande soddisfazione. Noi contiamo di ampliare quelle che sono le possibilità del nostro territorio, e solo attraverso questo tipo di operazioni, attraverso queste operazioni fatte in sinergia con gli enti pubblici, sicuramente potremo ottenere dei risultati per lo sviluppo futuro del nostro paese. La direttrice dottoressa Palma, dal canto suo, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'apertura della sede presso il municipio di Sala Consilina, ringraziando quanti hanno lavorato affinché l'obiettivo venisse raggiunto e confermando così la presenza di un servizio sul territorio. Un servizio ed un lavoro dei responsabili e degli operatori che, come dichiarato dalla dottoressa Palma, nel tempo è stato svolto in maniera egregia, tanto da garantire una celere risposta agli utenti. Presenti all'inaugurazione, oltre al comandante della Polizia Municipale di Sala Consilina, capitano Felice Mollo, anche il capitano dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, Roberto Bertini, il comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Sala Consilina, Giuseppe Iannarelli, il comandante della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, Nicola Molinari, e il caporeparto e capo di staccamento dei Vigili del Fuoco, Eugenio Siena.